Va bene. Pare che si aspettino che mi sieda sulla loro bella sedia. E adesso cosa... Diavolo! Preparati, Pellegrino. I lacci sono per la tua sicurezza. Che diavolo succede? Non è un segno. No, no, no! Dannazione! Ascensione tra 5. No, 4, no, 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 no! 3, 2, 1. No! Ascensione. Va bene. 1500 metri. 3000 metri. 4500 metri. Alleluia. Cosa? Chiedo scusa, dove mi trovo? In paradiso, o la cosa più simile fino al giorno del giudizio. Meglio che tenga per me queste domande, se non voglio farmi ammazzare. Ed ogni anno, in questa occasione, rinnoviamo il nostro impegno verso la città e il nostro profeta, padre Comstock. Rinnoviamo il nostro impegno col sacrificio e rendendo grazie e immergendoci nelle acque del... Qualcuno di nuovo? Qualcuno che viene da Sodoma? Nuovo arrivato a Columbia per essere purificato davanti al profeta, ai fondatori e al Signore? Ho bisogno solo di entrare in città. Entrare in città? Fratello, l'unico modo di entrare a Columbia è la rinascita nelle acque battesimali. Ti farai purificare, fratello? O lo faccio? No! Ehi! Ti battezzo nel nome del profeta, nel nome dei fondatori e nel nome del Signore. Che tu sia purificato dal peccato e rinasca puro nel ventre di Columbia! Non saprei, fratelli e sorelle. Questo non mi sembra molto purificato. Chi c'è? Chi va là? Portaci la ragazza e annulla il debito! Cosa vuoi?
Avevamo un accordo, DeWitt. Apra questa porta, immediatamente. Ciao a tutti amici di Multiplayer.it e benvenuti a quella che è sicuramente una delle super dirette più attese dell'anno. E infatti siamo alla vigilia dell'uscita di Bioshock Infinite e vi stiamo per mostrare, già avete avuto modo di vedere alcuni minuti, penso siano i primissimi minuti, poi tra l'altro io vado a intuito perché qui ho un faretto enorme che mi copre la visuale rispetto alla televisione. I primi minuti di gioco. E no, è il finale questo. Questo è il finale, mi suggerisce il caro Matteo Santicchi. Assieme a me ci sono a giocare Pierpaolo Greco, che tra l'altro ha curato la nostra recensione che è stata pubblicata oggi intorno alle 3:30, e Matteo Santicchi alla chat. Eccolo quindi, qua, la chat, ci sono, quindi ragazzi veloci con le vostre domande su Twitter. Tante domande, tantissime, fatene il più possibile, Pierpaolo risponderà a tutte. Quindi, se mi va. Se mi va. Se gli va. Se gli va, ma glielo faremo andare, diciamo. Vai. E ricorda le coordinate per mandare i messaggi su Twitter. Il vostro carissimo Twitter è @multiplayerit, cancelletto super diretta. Le domande vanno poste solo e unicamente su Twitter, quindi non fatele sulla chat perché insomma state scrivendo in molti, è molto difficile raccoglierle. Se non avete Twitter, fate come fanno molti, chiedete un favore ad un vostro amico utente, compagno di chat, di fare la vostra domanda su Twitter. Allora, intanto che Matteo raccoglie le domande, quindi mi raccomando, mandatene il più possibile, io faccio una piccola introduzione sul gioco, per chi è vissuto in questi mesi sotto a un masso fondamentalmente. O a casa con Matteo. O a casa con Matteo. Esatto, non so di cosa stai parlando, però va bene così. E poi approfitto della presenza di Pierpaolo, che appunto ha recensito il gioco, per fargli qualche domanda. Andiamo a vedere, insomma, come, se gli è piaciuto il gioco. Qualcuno avrà già letto poi, tra l'altro, la recensione. E insomma, diciamo che possiamo partire. Bioshock Infinite, il terzo capitolo di questa saga ormai famosissima, nata nel 2007, che doveva essere, è nata fondamentalmente come un successore spirituale del famosissimo System Shock. A capo c'è ancora Ken Levine, o Ken Levine, come Levine. Ken Levine, assolutamente, tra l'altro come me, Levine. Bravissima. Mi piace perché fare battute e ridi da solo. Lo sai che è uno dei simboli, no, dei dementi. Io percepisco che c'è qualcuno, anche una sola persona, tipo ciao mamma, che ride da capo. Esatto. E Rational Games, terzo capitolo, ambientato non più a Rapture ma a Columbia, questa città tra le nuvole, questa città volante, costruita dal governo statunitense. Qui siamo nel 1912 o comunque in un 1912 alternativo. Le premesse del gioco sono abbastanza criptiche all'inizio. Fondamentalmente c'è questo protagonista che viene spedito praticamente sulla città di Columbia per saldare un conto in sospeso. Lui fondamentalmente dovrà recuperare Elizabeth, che è questa ragazza che è tenuta un po' in ostaggio su Columbia, e questo Brooker si chiama, no? Brooker DeWitt. Booker DeWitt. Bravissimo. Viene, insomma, è praticamente un ex soldato del massacro di Wounded Knee, come Wounded Knee è vecchio western. No, è come il ginocchio fasciato di famoso ginocchio di fasciato di Skyrim, no? Esatto. Però qui è Wounded Knee, sono le guerre indiane. Esatto, un massacro fondamentalmente dei nativi americani, e che ha dato vita poi a uno scontro diplomatico tra gli Stati Uniti e la Cina, fondamentalmente. Columbia, che questa città ha ottenuto la sua indipendenza fondamentalmente dal governo statunitense, attraverso poi tutta una serie di retroscena che vengono poi svelati più o meno nel corso dell'avventura. E fondamentalmente niente, si viene sparati su questa città all'inizio, forse avete visto nei primissimi minuti di gioco, e il gioco è completamente ambientato qui a Columbia, questa città che
una distopia differente rispetto a quella di Rapture, perché Rapture era completamente buio, ambientato sotto i fondali marini fondamentalmente, mentre qui si viene accolti da questa città che sembra prospera, sembra anche a livello visivo estremamente accesa, a livello grafico molto molto vivace, completamente l'opposto di Rapture. Però già dalle primissime ore di gioco si viene a scoprire, insomma, che non è oro tutto ciò che luccica, no? Non è, insomma, quel paradiso che sembra. Non è quel paradiso che sembra, che c'è fondamentalmente una dittatura alle spalle di Columbia, si vengono a scoprire man mano quelli che sono le dinamiche sociali dietro la città, tra cui poi uno dei gruppi di ribellione che è chiamato Vox Populi, che cerca di difendere la libertà e i diritti delle classi sociali più povere. E Columbia, che come detto più volte da Levin, non è necessariamente ambientata nello stesso universo di Bioshock, perché ho letto anche tra i commenti, o meglio dei primi due Bioshock, perché ho letto anche tra i commenti della recensione qualcuno che già cominciava a chiedere: ma si tratta di un prequel, si tratta di un sequel, com'è collocato rispetto ai primi due? Fondamentalmente, nonostante poi magari Pierpaolo ce lo dirà meglio, ci sono dei riferimenti ai primi Bioshock, Levin ha sempre detto che di guardare a questo Bioshock Infinite come se fosse un capitolo a sé stante, fondamentalmente, perché non necessariamente tutti i giochi che vanno sotto il nome di Bioshock appartengono allo stesso universo, nonostante comunque, e questa è stata una delle cose più evidenti che sono emerse dalla recensione, in fase di recensione, ci sono tantissime somiglianze, anche soprattutto a livello di gameplay. Una nota interessante è il fatto che comunque lo sviluppo di Bioshock Infinite in realtà è cominciato fondamentalmente subito dopo la pubblicazione del primo Bioshock, in gran segreto, non come qualcuno pensa che è stato successivo a Bioshock 2. Quindi è questo che vedete è il frutto di uno sviluppo che va bene o male avanti da 5 anni. Allora Matteo, ci sono già le prime domande? Sì, posso... Vai. Ci sono già molte diverse domande. Scusami, faccio soltanto una nota perché hai detto una piccola imprecisione sul discorso di Wounded Knee. In verità sono slegate, nel senso che tu vieni da... Se hai fatto parte del settimo Cavalleggero, eccetera, erano quelli del generale Custer. Bravissimo. E hai scelto di mollare poi l'esercito e di fare l'investigatore privato. In verità Columbia, costruita dagli Stati Uniti d'America, crea un incidente diplomatico perché attacca la Cina. Okay. E dopo aver attaccato la Cina, l'America si vede costretta a dichiarare guerra alla città di Columbia, a dichiararla bandita, e cercano di attaccarla, ma fondamentalmente Columbia sparisce, okay, e non si riesce più a ritrovare, diciamo. Va benissimo. Scusami, allora, era solamente... No, hai ragionissimo. Allora, poi iniziano... Sì, iniziamo con le domande. Già ne abbiamo velatamente parlato, ma qui Pierpaolo ci può aiutare. Ce la fa Francesco Runcio. Quali sono le tematiche narrate, senza scendere troppo nel dettaglio? Prima me le stavi un po' dicendo, prima della diretta, Pierpaolo. Allora, molto velocemente, senza scendere nel dettaglio, perché, e questo lo dico anche per la diretta, io vi sto facendo vedere l'inizio, vi farò vedere dei pezzi avanzati, necessariamente cercheremo di essere puliti da spoiler, ma è un gioco con tantissima dose di storia e sarà un po' inevitabile. Fondamentalmente quello che ha di veramente bello questo Bioshock Infinite è la scelta di affrontare, di Ken Levine, come ha detto bene anche prima Vincenzo, la scelta molto audace di affrontare una serie di tematiche che hanno a che fare con la religione, con questo Comstock che viene considerato un profeta. Avete visto anche all'inizio, c'è questa cosa del battesimo come se fosse veramente in nome della religione cattolica. C'è tantissimo sottofondo di segregazione razziale, soprattutto nei confronti delle persone di colore. C'è tantissima, è molto forte, che è anche tipica degli anni dell'America degli anni 20 più o meno, anche se cercano di far finta che non ci fosse, la segregazione razziale, che qua prende proprio connotati quasi di schiavitù. Questi uomini di colore che fanno le professioni più umili, per usare un eufemismo, e che vengono tenuti molto lontani e che sono parte integrante di questa ribellione dei Vox Populi, diceva prima Vincenzo, che cerca fondamentalmente di avere non tanto la libertà, perché non è che vengono tenuti prigionieri, ma almeno un'uguaglianza civile. Diciamo che, come succede solitamente alle comunità che rimangono lontane dalla comunità centrale, si acuiscono le parti appunto di segregazione e così via. Quindi tematiche molto adulte, anche tutta la tematica di Elizabeth tenuta segregata da questo profeta che non si capisce se è un parente, se è uno che la vuole sfruttare, come lei reagisce, tutto quanto sono tematiche estremamente adulte. Io addirittura ho scritto nell'articolo che
evidenziano un certo tipo di maturità ormai raggiunta dal medium, insomma dal videogioco, e questa cosa non ci può fare che piacere. Tra l'altro leggevo in diverse interviste, correggimi se sbaglio, che il gioco è ispirato per molti aspetti al XIX secolo, agli eventi storici del XIX secolo, ma anche eventi attuali come le proteste di Occupy, no? del Bravissimo. Occupy. Richiamano proprio tutte le forme di protesta, senza scendere nello spoiler, che poi vi troverete a incontrare, ricordano esattamente anche proteste tipo appunto queste qua che ho detto di Occupy, e comunque diciamo riprendono quella che è un tipo di protesta civile o comunque di segregazione razziale per coniugarla sotto varie forme, ma appunto come dicevo anche il discorso di Elizabeth, che la troverete insomma studiata proprio fin da quando lei è neonata, è interessante per esempio che venga messa in prima persona, in prima posizione la sua sessualità addirittura, e c'è questa cosa di, non vi farò vedere, ma c'è questa cosa che mette in esame, in rilievo diciamo i vari aspetti della vita di una donna. Allora partiva da questo fatto dell'orsacchiotto di peluche come compagno per arrivare a un altro elemento, e il punto cardine della crescita femminile, il menarca, cioè il raggiungimento delle mestruazioni. È comunque una cosa molto forte all'interno di un videogioco che venga rappresentata, cioè, in modo così evidente, comunque, come dire, non è una cosa che si ritrova facilmente. E non è una cosa gratuita. Esatto, ben strutturato, fatto assolutamente non gratuito, detto benissimo, ben strutturato, fatto molto bene, e comunque fa piacere, perché insomma rappresenta elementi che non si trovano facilmente. Scendiamo un pochino di più in ambito del gameplay, delle meccaniche, con Alessandro che chiede se Infinite è un free roaming. Assolutamente no, e qui appunto è scritto anche nella recensione, è anche molto, non è assolutamente Far Cry, ed è anche molto lontano, qui è la presa del primo Vigor, di questo primo plasmide che si incrocia, proprio come in Bioshock c'è la classica trasformazione delle mani. Comunque quello che dicevo è che è lineare, è uno shooter dei nostri tempi, c'è queste zone che vengono caricate in cui si può andare in giro liberamente, ma si è estremamente confinati, diciamo che le aree o le zone o le stanze che si possono incontrare sono solamente per raccogliere soldi ed equipaggiamento aggiuntivo, ma è super lineare, anche molto più lineare dei primi due Bioshock, che avevano comunque questa componente della zona con tutte le varie stanze, dove molte stanze potevi proprio evitare di esplorarle. Qui difficilmente si arriverà a una cosa del genere. Lineare, certo, non è un Call of Duty, lo state vedendo anche qui dove sto girando liberamente, però non è assolutamente un Far Cry, ma proprio neanche minimamente. È uno shooter dei tempi odierni. Andiamo con Dario, che vuole sapere quali sono le meccaniche di gioco mantenute rispetto ai precedenti Bioshock. Le meccaniche di gioco, allora, fondamentalmente tutte, fra virgolette, nel senso che, come scrivevo, è diciamo la più grande critica che mi sento di fare, che è che tutto quello che è il combattimento, tutta una serie di orpelli o accessori sono rimasti inalterati da quanto visto in Bioshock. Tutto il concetto appunto dei soldi, delle monete per acquistare l'equipaggiamento con i venditori automatici, il sistema dei plasmidi e delle armi, il gioco funziona con queste due armi per volta che si possono avere, mano destra, mano sinistra usata per i plasmidi, si usa pochissimo la visuale dal mirino perché è anche scomoda a livello di configurazione dei tasti, possiamo dire. E poi c'è, come avete visto prima, anche il concetto addirittura dell'acquisizione degli audio diari per avere la storia raccontata. È tutto super super Bioshock. Io mi aggiungo, così intanto lascio giocare anche un po' Pierpaolo. Una grossa novità di questo Bioshock Infinite è rappresentato dai binari, fondamentalmente. È stata una delle novità più pubblicizzate attraverso i vari trailer, attraverso le varie presentazioni agli eventi passati. Fondamentalmente queste sorte di rotaie, questi binari effettivamente, che sono posti a mezz'aria e che utilizzando praticamente una sorta di arpione, di aggancio, permettono al giocatore di spostarsi in maniera estremamente veloce restando a mezz'aria. La cosa divertente qui è che anche gli avversari, i nemici, possono utilizzare questa stessa tecnica, e quindi si creano queste dinamiche estremamente frenetiche, estremamente veloci, per cui ci si aggancia alla rotaia, si corre all'impazzata mentre intanto si sparano gli avversari, magari ci si sgancia, si atterra su una piattaforma e si possono raccogliere degli oggetti per poi ritornare subito a impazzare velocemente sulla rotaia. Il problema qui, come mi diceva Pierpaolo e come ho letto anche nella recensione, effettivamente è che queste sequenze sono estremamente rare, e tra l'altro sono anche abbastanza contenute, nel senso alcuni trailer, alcuni filmati inizialmente rilasciati da Irrational Games potevano
far pensare che questi percorsi potessero essere utilizzati per spostarsi, per effettuare degli enormi spostamenti attraverso Columbia. E in effetti Pierpaolo mi diceva che non è così, mi confermi? Sì, non ho sentito che hai detto, però te lo posso confermare. Me lo conferma sulla fiducia. Spazi molto ampi per la presenza dei binari. Come ha detto Vincenzo, ci sono i binari che sono la più grande innovazione, il problema è che sono contingentati in zone ben precise, esatto, del gioco, che non ci sono sempre, perché per esempio tutte le parti al chiuso ovviamente non li hanno, le parti in aperto sono abbastanza specifiche e ben contingentate, soprattutto non esiste quello che ci hanno fatto vedere all'inizio di questi binari che ti permettevano di collegarti in aree diverse, esatto, in verità... Esatto. Sono comunque chiusi come circuito all'interno dell'area stessa, quindi danno sì questa bella variabilità, questa bella versatilità, ma stop. Vi interrompo, solo per farvi vedere questo che è sempre parte dell'inizio, questa lotteria che dovete lanciare, questa palla da baseball in faccia praticamente a questa coppia, praticamente scovata in giro per Columbia, composta da un bianco e da un nero, cosa assolutamente non accettata dalla community di Columbia, e quindi adesso per esempio a voi viene data l'opzione di scegliere se tirate in faccia alla coppia o in faccia al presentatore. Allora io ti faccio questa domanda approfittando di questa cosa, poi insomma vado sulla fiducia perché io ho sempre questo famoso faretto davanti e quindi non ho potuto vedere la scena, però ne approfitto per chiederti le scelte morali quanto sono importanti, perché qui appunto puoi decidere, però già mi fai con la testina. Non è un ok questo, okay. È uno zero possiamo è dire. Zero importanti insomma, quindi non c'è stata nessuna evoluzione importante rispetto al primo Bioshock fondamentalmente da questo punto di vista. Non solo, se vogliamo proprio andare a discutere, c'è stata un'involuzione perché c'è anche un singolo finale, non ci sono finali assolutamente alternativi, scordatevi appunto questi finali alternativi, c'è un finale singolo, e tranne solamente questo momento qui che l'avete appena visto, non ci sono altre scelte morali che vi ritroverete a fare fondamentalmente, quindi da questo punto di vista è abbastanza bloccato possiamo dire. Ok, quindi per il resto ricollegandomi alla domanda che era stata fatta, è fondamentalmente Bioshock, chi ha giocato i primi due lo Bravo. Riconosce semplicemente guardandolo, l'ambientazione è completamente diversa, i colori sono diversi, noi molto meno cupo, non assolutamente la vena horror che aveva Bioshock, in più di un elemento aveva una vena molto horror, Bioshock qua non c'è assolutamente praticamente. Esatto, però fondamentalmente resta lo stesso, quindi sì. Arma un braccio per l'arma principale, l'altro per i vigor che sono fondamentalmente i plasmidi, nulla di più, e sono queste abilità, queste magie per chi non avesse giocato i primi due Bioshock, che possono essere acquisite e che consumano una sorta di barra del mana, se così vogliamo. Che è quella, esatto, in basso a sinistra, che vedete quella blu. Esatto, e queste abilità sono estremamente divertenti, perché vanno dalla creazione di uno scudo, al palle di fuoco, scariche elettriche e così via. Mentre per quanto riguarda l'equipaggiamento, diciamo è abbastanza in linea con i classici shooter, sparatutto in prima persona, ci sono pistole, ci sono mitragliatori automatici, ci sono fucili a pompa, lanciarazzi, poi c'è qualche arma chiaramente un attimo più interessante come un'arma che lancia un cannone che lancia scariche elettriche, un lanciagranate e così via. Ci sono altre domande? Sì, ce ne sono. Allora, Luca Sciamannini vuole sapere la durata del gioco. Si può dire che va intorno alle... Allora, io ci ho messo 12 ore e 38 minuti per essere precisi. Quello che posso dire è che io sono stato estremamente attento nel proprio indagare, guardare, scovare ogni singola cosa. Quindi insomma, se lo giochi insomma, abbastanza in maniera lineare, magari addirittura a un livello anche più basso di quello normale... Ci si può mettere massimo 10 ore, insomma. Sì, correndo molto ovviamente c'è chi ci mette 10 ore. Aumentando il livello di difficoltà, sono 3 livelli di difficoltà, facile, medio, difficile, l'ho giocato a normale. Più c'è un quarto che si sblocca dopo averlo finito super hardcore, senza la interfaccia. La famosa 1999. Bravissimo, senza aiuti e così via. In quel caso vi durerà di più, cioè certo aumentando le difficoltà dura un po' di più, questo è inevitabile. Però ti domando, una volta che tu hai finito il gioco a normale, ti viene voglia effettivamente di rigiocarlo nonostante 1999, anche alla modalità 1999 per dire? Allora, che vi posso dire... magari vi viene voglia di ricercare meglio, insomma sbattervi un pochettino per ricercare un po' meglio eventuali elementi che avete tralasciato per strada, però no, è un gioco di quelli molto single player, una volta che avrete visto tutta la storia, considerato che tra l'altro non c'è neanche un finale alternativo o un altro tipo di epilogo, diciamo di no che sarà difficile che vi verrà voglia di rigiocarlo completamente, se proprio devo essere molto sincero, vi verrà molto difficile come cosa. E sempre riguardo... questa tematica, Paolino ci chiede
non Paolino, scusate, Alex, ci sono minigiochi, quest secondarie, ci sono insomma momenti in cui si esce dalla trama principale e il gioco ci fa fare qualcosa di diverso? Non tanto missione secondaria, però un qualcosa che insomma che devia dal percorso principale? Allora, vi direi di no, nel senso che c'è un minimo di... ci sono delle sorte di missioni secondarie, ma sono assolutamente... posso dire ridicole, nel senso trovate un paio di occasioni, trovate delle chiavi, dovrete cercare il baule con cui aprire, cioè da aprire con quella chiave, in un altro paio di occasioni troverete dei codici, delle scritte in codice dei Vox Populi, dovrete cercare in giro il, diciamo, il cifrario per poterlo decodificare e quindi avere accesso magari a un'area riservata dove prendere un sacco di munizioni e un sacco di soldi. Fine, non c'è nient'altro, possiamo dire, ecco. Io, visto che stiamo parlando di gameplay, aggiungo, vorrei parlare al volissimo, perché sennò siamo poi stretti coi tempi, di quella che è l'altra grande novità fondamentalmente del gioco, ovvero la presenza di questo personaggio comprimario, Elizabeth, che è stato estremamente, un personaggio chiave, estremamente pubblicizzato nel corso degli ultimi anni, cioè nel corso delle ultime conferenze, degli ultimi eventi, trailer rilasciati, eccetera, eccetera. Fondamentalmente questo personaggio, una volta che, insomma, una volta che il protagonista, Booger, entra in contatto con Elizabeth, si unirà a lui nel corso dell'avventura e utilizzerà i suoi poteri. Lei in particolare ha questo potere di creare degli squarci dimensionali e di evocare praticamente degli oggetti, che possono essere delle coperture, possono essere delle torrette difensive, possono essere delle casse di munizioni e così via. La cosa è che Elizabeth, rispetto alle prime volte che è stata presentata, è evoluta, è cambiata, o meglio, il suo ruolo all'interno del gioco è un po' cambiato. Vorrei che Pierpaolo ce ne parlasse un po' di questo. Assolutamente, adesso anzi fermerò qui e caricherò magari un pezzo leggermente più avanzato dove possiamo trovare anche... Dopo spiegaci cosa hai fatto a quel boss che gli hai lanciato Possession. Gli ho lasciato Possession e, sfruttando il fatto che era posseduto, quindi non mi attaccava, gli ho cominciato a sparare come un dannato praticamente. E poi lui mi ha dato il bacio del diavolo, che è un nuovo Vibor. Quindi Possession non serve solo per far funzionare torrette e cose del genere? No, anche si può spendere, avete visto prima, su un distributore automatico ho pagato dei soldi che mi ha dato la versione potenziata del Possession, che posso anche farlo sugli umani. E tra l'altro alla fine loro si suicidano dopo che sono stati posseduti, quindi avrei potuto pure semplicemente aspettare e vedere lui che si suicidava. Ecco, non c'è il bacio del diavolo per sbaglio. Stavo dicendo, come hai detto te, assolutamente Elizabeth si è modificata nel tempo, e soprattutto si è modificata quello che era il discorso degli squarci. In verità lei può evocare questa serie, può fare questi squarci, può evocare questi squarci, ma adesso sono fondamentalmente come un respawn, cioè voi come un semplice ausilio al combattimento. Voi vedrete semplicemente questi squarci, li troverete sullo schermo, semplicemente indicati tipo come delle sorte di crepe sullo scenario, e potrete, tenendo premuto F, cioè il tasto di azione, lei li aprirà. Semplicemente poi in qualsiasi momento voi potrete passare da uno squarcio all'altro, fargliene aprire sempre soltanto uno per volta, senza però nessun tipo di limitazione. Inizialmente, da quello che ricordo io nelle presentazioni, lei aveva un'energia e poteva aprire al massimo, cioè ogni squarcio aveva un costo diverso a seconda della sua potenza, e quindi lei non ne poteva aprire più di tanti, cosa che è definitivamente saltata. E tra l'altro gli squarci subiscono anche un respawn. Questo vuol dire che se ad esempio aprite uno squarcio che vi porta dentro una, come si chiama, un così, un patriota meccanizzato, che è questa specie di sentinella super potenziata, e ve la fanno fuori, se voi aprite un altro squarcio, aspettate qualche secondo, si respawnerà quel primo squarcio e potrete riaprirla, riducendo un po' di tatticismo, se devo essere sincero, sul gioco. Io intanto carico un gioco un po' più avanzato. Sempre riguardo Elizabeth, poi lei è in grado... un po' di domande, magari. Sì, 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 adesso passiamo subito. Lei è in grado di morire oppure no? No. Lei l'intelligenza, questo lavoro incredibile sull'intelligenza artificiale, che per alcuni, su alcuni punti di vista si vede, su Elizabeth, la porta a essere, quando durante le battaglie voi ve ne dovrete completamente scordare, non far vedere questo assolutamente, Jacopo, perché ho spinto continua ed è il finale. Dicevo assolutamente che no, non è affatto così, nel senso che sì, lei sarà gestita in modo tale che non, durante i combattimenti lei sarà sempre nascosta e vi aiuterà lanciandovi roba o aprendovi gli squarci. Fuori dai combattimenti lei vi sarà accanto, ci saranno tantissimi dialoghi, scassinerà le porte e così via. Infatti comunque parliamo di un personaggio estremamente caratterizzato, soprattutto nei dialoghi, nella presenza scenica, eccetera, eccetera. Esatto. Molto, molto piacevole e ci si affeziona subito. Matteo? Sì, andiamo avanti con...
con Alex che chiede se sono presenti le camere della vita. No, adesso c'è lei, in pratica quando state morendo praticamente, cioè quando morite più che se state, quando morite lei vi farà resuscitare, diciamo come in stile Camera della Vita i nemici non risponderanno ma avranno, guadagneranno energia quelli là che erano ancora vivi e voi perderete dei soldi. Tra l'altro non si può fare sempre, dopo, a seconda del livello di difficoltà, dopo 2 o 3 respawn basta, cioè dovrete eventualmente ricaricare il salvataggio. Ecco, qui siamo un po' più avanti, ho già preso Elizabeth, quindi non vi faccio vedere tutta la sezione in cui la libererete, anche se in parte si è vista, per evitare troppi spoiler, e qui praticamente noi siamo guidati, dobbiamo fare, siamo una sorta di parco giochi, possiamo dire, e rivivere alcuni momenti cardine della storia di Colombia, ma anche della storia di Booker. Altre domande? Sì, Skyrim 95, quanto può essere simile ad un Mass Effect? Per un amante dei giochi di ruolo, è un titolo consigliato? Giochi di ruolo alla Mass Effect? No, quindi, assolutamente quindi molto no. Prima di tutto è in prima persona, quindi c'è una grande differenza rispetto a Mass Effect. Poi assolutamente no, è uno shooter in prima persona con un'enorme dose di storia. Direi più che altro può essere simile a un Half-Life, può essere simile a un stesso System Shock che ha detto prima Vincenzo, un vecchio Deus Ex, cioè uno shooter estremamente focalizzato sulla storia. Questa parte tra l'altro è bellissima giocata, fatta costruita artisticamente in modo incredibile. Insomma, la componente ruolistica si limita alla gestione dell'equipaggiamento dimenticabilissimo, oppure all'ottenimento dei vigor, ma sì, anche lì comunque non parliamo di elementi estremamente marginali. Ma poi soprattutto non personalizzabili, nel senso che li trovate, si ottengono, li prendete, sì, punto. Esatto. È giunto il tempo di parlare di BioShock Infinite da un punto di vista artistico e tecnico. Noi abbiamo visto solo la versione PC. Cosa ci puoi dire, Pierpaolo? Io lascerei la palla pure a Vincenzo, che tanto allora, sa bene la mia recensione. Iniziamo dal punto di vista prettamente tecnico, poi artistico, insomma, è molto personale e lo state vedendo, però da un punto di vista tecnico ci sono dati oggettivi. Allora, come diceva Matteo, noi abbiamo giocato su PC, dettaglio chiaramente al massimo, e abbiamo notato un po' di magagne a livello tecnico, che però sono bilanciate, sono controbilanciate estremamente bene dal lato artistico, attenzione. Per quanto riguarda la parte tecnica, abbiamo visto fondamentalmente un texture in bassa definizione, oppure degli effetti, e questo forse si è visto e non si è visto all'inizio della super diretta, effetti di luci che non sono assolutamente all'altezza, effetti particellari che non riescono a dare come dire, a dare giustizia poi a quella che è la frenesia dei combattimenti, perché chiaramente, come poi è stato nei precedenti BioShock, ci sono dei combattimenti abbastanza memorabili con determinate unità speciali. Questo da un punto di vista tecnico. In generale sembra non al passo coi tempi, fondamentalmente. Diciamo che con un comparto artistico così elevato, così di alto livello, il gioco avrebbe sicuramente meritato molto di più a livello tecnico. E per quanto riguarda il livello artistico, invece, dicevo, siamo davanti all'eccellenza, fondamentalmente. Qui il team di Ken Levine ha fatto un lavoro incredibile. Columbia è caratterizzata in maniera estremamente... è molto molto affascinante. Poi è piacevole vedere l'evoluzione di Columbia nel corso del gioco, diciamo dalla ridente, splendente Columbia dei primi minuti fino a quella poi, senza spoilerare troppo, nelle fasi più avanzate, in cui comunque si assiste a una sorta di decadimento. Vi faccio vedere, già che ci sono, il discorso dell'equipaggiamento, diciamo prima, si trovano ogni tanto questi abiti in giro per il gioco, sono 4 slot, un cappello, una giubba, un pantalone, una scarpa, voi in pratica raccogliete, sono proprio dei veri e propri perks, come vedete questo per esempio riduce il 30% il tempo di ricarica delle armi, potrete montarlo o semplicemente raccoglierlo. È proprio un sistema molto abbozzato, non si sa bene da che parte voleva arrivare, tra l'altro ha anche il grosso malus che, trattandosi di uno shooter in prima persona, cioè montate degli abiti che neanche potete vedere, cioè c'è una personalizzazione che praticamente non sussiste, possiamo dire. Andiamo avanti con Ovik Boom, domanda a cui forse è meglio che tu non risponda, però te la facciamo uguale. Considerando lo sviluppo della storia, ci potranno essere altri episodi nell'universo di Infinite? Come vi posso rispondere? Diciamo che si chiude. Allora, la storia di Infinite ha un suo inizio, un suo continuum e un suo finale. Punto.
Così come sono riusciti a fare un Bioshock 2, sinceramente non vedrei così difficile poter fare un Bioshock Infinite 2. Io non credo che sia interesse in primis dello sviluppatore, questo è il discorso, cioè penso sia più una questione di limitazione dello sviluppatore piuttosto che altro. Ma poi, come dicevo all'inizio, Ken Levine ha detto più volte che il franchise Bioshock può essere utilizzato per ambientazioni, storie completamente inedite, universi basta, credibili, esatto, basta vedere quanto è diverso Infinite dai primi due Bioshock, eppure stiamo parlando sempre di Bioshock. Noi comunque parliamo di un franchise che con i primi due capitoli ha venduto 9 milioni di pezzi, quindi anche abbastanza, ha avuto anche tanto successo. Io non so quanto insomma, a meno di un flop clamoroso, ma probabilmente non sarà questo il caso, è difficile che lo sviluppatore si lascerà andare per sempre un franchise del genere, quindi potremo vedere magari dei Bioshock in futuro, fermo restando che il capitolo che era stato annunciato per Vita, ricordiamo, è attualmente sospeso. Esatto. Vai Matteo. Arion Troia ci chiede: cosa ne pensi, Pierpaolo, dei numerosi 10 su 10 che la stampa internazionale ha appioppato a Infinite? Io difficilmente parlo, critico, commento votazioni di altre testate. Come ho scritto pure nei commenti, onestamente credo che un po' più o meno tutti abbiamo valutato una serie di difetti del gioco, in termini tecnici, in termini di intelligenza artificiale, in termini di funzionamento di Elizabeth e svariati altri fattori, o di innovazione del combattimento. Probabilmente è far pesare in modo diverso delle critiche. Io personalmente, chi insomma ci segue da tempo sa che per me Bioshock Infinite è sempre stato un punto di svolta fin da quando assistetti alla prima presentazione, nel senso che per me era uno dei giochi dell'esistenza proprio. Onestamente per me non è un capolavoro, non è un capolavoro indiscusso da 10, non è un titolo da dire, è una cosa mai vista altrove, è il nuovo Half-Life, ecco, perché per me quello può essere un riferimento. Non la pensi in questo modo, è un eccellente shooter, di quelli che non si giocavano da tantissimo tempo, con una bella storia che vi coinvolgono e tutto quanto. Esatto, perché io vorrei spezzare una lancia e parlare di questa cosa qui, perché noi ci stiamo forse un po' focalizzando, comunque abbiamo fatto emergere tutta una serie di difetti che ha il gioco, però come è giusto che sia, perché magari uno arriva a Bioshock Infinite con tutta una serie di aspettative. Tuttavia questo 9.1 sonante di Pierpaolo è giustificato da tutta una serie di altre motivazioni che non si riescono a trovare in altri videogiochi con così tanta facilità. Insomma, appunto parlavamo del comparto artistico che è estremamente notevole, ci sono dei scorci incredibili, una trama che comunque è elaborata, cioè in questo mondo, in questo universo fantastico che però è credibile, estremamente affascinante e ti avvolge, ti coinvolge fino alla fine. E comunque un gameplay che nonostante sappia di un po' di già visto per certi versi, è comunque estremamente, è collaudato e funziona benissimo, ed è stato un po' il successo del primo Bioshock. Confermi? Assolutamente, assolutamente, sono d'accordo. Oltre poi, tra l'altro, a tutto un comparto, e questo si aggiunge al comparto artistico, un comparto sonoro che è estremamente, estremamente godibile, una colonna sonora incredibile da ascoltare e che riesce ad accompagnare le azioni di gioco in una maniera come davvero pochi videogiochi sanno fare. E questo è stato un po' una tradizione del franchise Bioshock, perché ricordiamo che anche gli altri due capitoli non erano affatto da meno. Esatto, assolutamente. Paolino chiede: rispetto al primo, quindi a Bioshock, Columbia una colonna portante del gioco come nel primo, nel senso che si avverte che è come è la protagonista, si dice sempre è la vera protagonista del gioco? Assolutamente. Oppure assolutamente rimane sullo sfondo, sì. No, no. Artisticamente incredibile, oppure no assolutamente che... si nota, come si nota, sicuramente è più protagonista Elizabeth, però si nota che Columbia è la seconda protagonista, con la sua varietà delle ambientazioni, con soprattutto all'aperto esatto, ha degli scorci che sono incredibili, appunto ha delle sequenze dei combattimenti estremamente memorabili. Forse il Big Daddy è rimasto per il momento un po' nell'immaginario del franchise Bioshock, però anche qui ci sono degli avversari altrettanto epici, per esempio il Handyman, che darà in un paio di occasioni del filo da torcere in battaglie estremamente epiche, e saprà dare del filo da torcere al giocatore. Emanuele
chiede: si può tornare indietro nella storia come nel primo Bioshock? Nelle ambientazioni sì, ci sono diverse ambientazioni in cui potete tornare indietro. Proprio indietro nella storia no, perché poi ci sono delle vicende che avvengono e che non vi permettono più di tornare indietro. Comunque artisticamente vedete anche qui, questa è questa sorta di parco giochi dove si possono rivivere le vicende importantissime, costruito per i bambini per far rivivere le vicende cruciali del gioco, diciamo, della storia di Columbia. Io mi fermo qui perché subentrano un altro paio di spoiler importanti, quindi cerco di caricare un combattimento con i binari, perché ha anche senso questa cosa qui, vediamo se riesco mentre a trovare. Mentre carichiamo possiamo fare qualche annuncio di servizio per Paolo, la nostra copertura GDC, cosa andremo a vedere, di cosa parleremo nei prossimi giorni? Allora, possiamo dire che domani ci sarà la diretta di Lego City Undercover su Wii U, giocato o da Vincenzo o da Matteo. Tireranno dei grandadi, altrimenti. Questa è la prima cosa. L'altra, un attimo che sto cercando di trovare. Mercoledì avremo un'altra diretta abbastanza importante, direttamente dalla GDC, che è quella di fondamentalmente la conferenza di Kojima. Esatto, faremo una super diretta speciale su, e seguiremo in streaming la conferenza, quanto pare l'unica conferenza che verrà trasmessa in streaming della GDC, che è quella di Kojima, che parlerà di Metal Gear Solid Ground Zero, a quanto pare farà anche vedere il gioco, la seguiremo dalle 18:15 fino a che finirà più o meno le 21, ora italiana. Quindi faremo la conferenza, faremo prima un po' di acclimatamento, chiacchiereremo anche con i ragazzi che sono lì, i nostri due Antonio più Umberto che sono lì sul posto, e poi dopodiché faremo anche, ho caricato un punto senza binari, dicevo, dopodiché faremo anche, seguiremo in diretta, cioè tradurremo in diretta la conferenza, dopodiché faremo altre due chiacchiere con loro che erano lì sul posto. Quindi giovedì, questa volta, a differenza della conferenza PlayStation 4, non ci saranno doppiatori buffi. Cercheremo di farli noi. La tirannia dei Polygon è stata sconfitta. Esattamente. Benissimo. Invece giovedì e venerdì ci saranno le dirette, sempre al suo orario, alle 17, con i ragazzi fatti da loro lì a San Francisco, della GDC, fondamentalmente, appunto, per parlare di quello che hanno visto nelle loro giornate di GDC. Tra l'altro, a partire da domani inizieranno ad arrivare anche i primi articoli, diciamo, della GDC. Insomma, è una settimana di fuoco super ricca. Sto cercando di trovare un ci punto. Segue, quindi, insomma, state con noi. E poi vai, posso svelare? No, sono un po' così. Posso svelare il prossimo punto doc, visto che sono... Dai, svelalo, visto che non sei più nella Giulia pelle. Giulia Passione? Nella pelle, visto che Giulia Passione God of War sarà il prossimo punto doc. Ci abbiamo lavorato abbastanza, ci abbiamo sudato dietro, quindi speriamo vi piacerà anche questo, dopo che per Sin City abbiamo avuto dei commenti estremamente positivi, quindi... mandateci poi critiche, suggerimenti, perché è una rubrica che ci piace tantissimo, e quindi speriamo vi possa piacere anche questa qui di God of War, dove vedremo poi tutta la storia assieme. Esatto, io non mi ricordo se qua parla di spoiler, ragazzi, attappatevi le orecchie, purtroppo non Girate è saltabile, io vorrei farvi vedere un combattimento sui binari, ma non so se sta dicendo sono figlia, sono madre, sono padre, sono sorella di qualcuno. Io sono tuo padre. Esatto. Hai per caso visto qualche riferimento, magari... sotto le mentite spoglie di un easter egg rispetto al primo Bioshock? Allora, come ho scritto anche nei commenti, chiunque può giocare a Infinite, anche chi non ha giocato minimamente a Bioshock 1 e 2, c'è, diciamo, un riferimento a Bioshock, a Rapture, sotto forma di un easter egg molto 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 avanti, che però non, insomma, quindi ecco, comunque slegato, come hai detto prima, da un universo narrativo condiviso. Assolutamente. È più una chicca. Assolutamente. Caro Pierpaolo, secondo te, in una battaglia all'ultimo sangue tra l'Handyman e il Big Daddy, chi vincerebbe? Hulk. Credo l'Handyman. L'Handyman è, che è quello che infatti vorrei far vedere. Il problema è farvelo vedere senza farvi vedere momenti cruciali del gioco. Ha da sua questo grande movimento, cioè vi salta contro, vi insegue, cosa che Big Daddy, anche perché era molto più, cioè, lento nei movimenti, difficilmente faceva. Invece lui proprio vi insegue con una violenza incredibile fa anche venire ansia, cioè questa cosa è figa. Quindi perché comunque genera ansia. A giocarlo oppure ti sei coperto? No, non a quel livello, non fare il simpaticone, Matteo, che poi detto da te... Che io non gioco horror, esatto. Quindi... Proviamo se quest'ultimo caricamento, ragazzi, altrimenti mi dispiace, e i combattenti su binari li vedrete nella video recensione. Bene, due domandine veloci da parte di Emanuele: il multiplayer è presente?
Assolutamente no, è un gioco solo single player. Quando lo finirete sbloccherete la quarto livello di difficoltà. Per me non lo rigiocherete se non un po' all'inizio, però insomma i soldi che avete speso, cioè... Così, giusto per informazione, comunque durante, nel corso dello sviluppo Irrational Games aveva più volte preso in considerazione l'idea di inserire una modalità multiplayer, però effettivamente ha visto che non funzionava e voleva focalizzarsi principalmente sul single player, che poi è sempre stata l'anima e il cuore pulsante della serie. Lavorare a una cooperativa o a match multigiocatore online avrebbe richiesto tutta una serie di tempisti, esatto, che avrebbe poi tolto spazio a quello che poi interessa a tutti, che è poi la storia in single player. Esattamente. Sempre Emanuele chiede: e per quanto riguarda il famoso Songbird, è abbastanza implementato negli scontri? Allora, Songbird, a differenza di quanto si poteva pensare inizialmente dai vari trailer, eccetera, eccetera, è meno presente, perché all'inizio noi credevamo avrebbe avuto un'importanza estremamente rilevante. Considerate che c'è sul pack shot pack shot alternativo, c'è cioè all'interno della Collector's Edition come statuetta, e come cameo all'interno di PlayStation All Stars Battle Royale, quindi insomma gli è stato dato tantissima, tantissima visibilità. Tuttavia poi Pierpaolo mi diceva, nel giocarlo appare pochissime volte e non ha un'influenza enorme sul giocatore. Appare, sì, esattamente, hai detto benissimo, in pochissimi frangenti, in contesti molto scriptati, e si fatica tantissimo a legarci sì con questo Songbird, a percepirlo sia come un nemico che come un alleato, perché poi dipenderà nel corso del gioco, però è, cioè, si fatica a poterlo apprezzare, purtroppo, e questa cosa insomma un peccato, perché comunque a livello di design è stato è comunque uno di quei personaggi, comunque di quelle creature su cui si è lavorato tantissimo, e si vede fin dall'annuncio, cioè questo è un po' un peccato, perché evidentemente si è perso anche pezzo. Ci sono molti personaggi secondari, un po' come avveniva anche in Bioshock, con grande spessore. Ci sono delle figure che torneranno più spesso oltre allo stesso Comstock, avranno tutte grande spessore e saranno importanti ai fini della storia. Ecco, Songbird rimane estremamente in sottofondo, ecco, forse mo ce l'abbiamo fatta, rimane estremamente in sottofondo, e questo è un po' un peccato. Comunque io vorrei ricordare che il gioco Bioshock Infinite ha avuto uno sviluppo estremamente tribolato, nel senso ci sono stati delle dipartite, sviluppatori più o meno importanti che hanno lasciato il team in corso di sviluppo, il progetto ha avuto un paio di volte dei posticipi, era previsto per la fine dell'anno scorso mi sembra, e poi è stato posticipato prima a febbraio e poi al mese di marzo, a domani. E nonostante tutto il team Irrational Games è riuscito a tirar fuori un gioco estremamente godibile. Esatto. Massimiliano Sabia chiede: i combattimenti sono qualche volta frustranti? No. Come ti è sembrato insomma il livello di difficoltà? No, ben calibrato, lo sto vedendo a normale, assolutamente ben calibrato. Come vedete, in pratica si può rallentare o accelerare sui binari, come state vedendo si può cambiare in un attimo con tasto control direzionamento. Si verrà inseguiti dai nemici assolutamente sui binari, sarà possibile anche attaccarli, ma come vedete io adesso sto girando, bellissimo, sembra di stare sulle montagne russe, come poi diceva Ken Levine in più di un'intervista, ma alla fine rimanendoci sopra, mi ritrovo semplicemente a girare su altri punti. Non è quindi un sistema di trasporto tra i vari quartieri, diciamo, di esattamente. Comunque, per chi teme un sistema di controlli estremamente complesso, cosa che magari si poteva intuire, cioè nel senso nei primi trailer, nel primissimo trailer, quando si vedeva questo tipo di gameplay, già in redazione pensavamo, oddio, chissà che casino comandarlo, come problematico spostarsi su queste rotaie. Poi in realtà Pierpaolo mi dice effettivamente che funziona benissimo, semplicissimo, è una di quelle cose che proprio del gioco dà grandissima soddisfazione. Qua c'è un contropatriota che è uno dei nemici diciamo un po' più ostici, possiamo dire, e come dicevo anche nella recensione, i nemici più importanti sono quelli delineati meglio, paradossalmente sono quelli che funzionano meglio di tutti, proprio i nemici più importanti. E questo è un po', fra virgolette, non dico un peccato, ma poco ci manca, perché insomma sarebbe stato bello avere anche nemici medi di uguale spessore. Bravo per perché da Cucci non si sa. Che poi in realtà è stato sempre, oddio, con i primi Bioshock si era fatto un certo tipo di lavoro anche con i personaggi quelli più frequenti, no? Esatto. Però diciamo è sempre stata una caratteristica della serie di avere dei personaggi, delle unità speciali
che fossero molto più dettagliate, caratterizzate, anche complesse rispetto a quelle tradizionali, insomma, quelle assolutamente più comuni. Io non so che l'abbiamo fatto, se che punto siamo. Ma siamo a 17:53. Ok, allora direi che possiamo andare. Non so se c'è qualche altra domanda interessante, una serie di domande velocissime. No, abbiamo risposto a tutte. La modalità 1999 non l'abbiamo provata, vero? Sì, l'ho provata. Fondamentalmente Alt ti leva qualsiasi aiuto all'HUD. Per esempio il fatto che spingendo il tasto N si può avere, vedete, una freccia che ti indica da che parte devi andare. Ma fondamentalmente lo saprete già, perché se l'avete finito una volta sapete dove dovete andare. Diventa super ostico, quindi assolutamente è una super modalità molto difficile, super hardcore, ecco, questo possiamo dire. Allora ragazzi, abbiamo, diciamo che siamo alla fine, non ci sono altre domande, possiamo salutarci, ma tanto ci vedremo presto, perché già domani avremo un'altra super diretta. E vi invito a leggere tutta la recensione per gli approfondimenti, visto ovviamente la diretta vi facciamo vedere il gioco, non è che approfondiamo. Domani mattina troverete, tarda mattinata, anche la video recensione. Commentare e commentare male su Pierpaolo e commentare male su Matteo, buttateci in mezzo un Call of Duty che esatto, non fa mai male. Bravi. E quindi niente, ci vediamo domani, grazie mille per averci seguiti, grazie Alessandro e Jacopo in regia, ciao a tutti, ci vediamo domani, ciao.